Wow, quanta gente che c'è qui! Perché non sono tutti a scuola? Non lo so, è una specie di scherzo? È strano, forse la scuola è chiusa? Non può essere chiusa perché dura tutto l'anno, no? Oh, sono arrivate le cheerleader! Che schifo! Ciao ragazze! Ciao ragazze! Ciao Diana, mi salvi da Green, per favore! Da cosa? Dal mio amore? Non può salvarti! Ciao a tutti! Perché non siete a scuola che ci fate qui? Forse hanno la seconda ora? Che vuol dire ce l'hanno tutti la seconda ora? Non è possibile! Ragazzi, ciao! Ciao, Nat! Ragazze, dov'è Layla? Oh, Layla ha mal di pancia! Che cosa? Max, calmati, sta solo scherzando, vuole mettere alla prova il tuo amore! Guarda come sono vestite, fuori fa freddo e indossano ancora le gonne! Anche noi le indossiamo, va bene, ma noi abbiamo delle belle gambe! Cavolo, ragazzi, sono così preoccupata, abbiamo un nuovo insegnante, se fosse troppo severo... Giorgia, tranquilla, sarà un bravissimo insegnante, vedrai! Ragazzi, sono così preoccupata! Io non lo sono per niente, vado d'accordo con tutti! Anch'io! Cheerleaders, perché non salutate la vostra mascotte? Abbiamo trovato questo zoo abbandonato non molto tempo fa. Gli animali hanno davvero bisogno del nostro aiuto. Aiutaci a salvare queste povere creature e a costruire per loro habitat accoglienti. Scarica il nostro gioco e mettiamoci al lavoro. I panda, gli elefanti e i leoni hanno bisogno del nostro aiuto. Ragazze, non abbiamo salutato la mascotte! E allora, Diana, non voglio salutarlo, ci ha già dato troppi problemi! No, è cambiato, andiamo a salutarlo! Ok, andiamo, però comportiamoci come se andasse tutto bene, ok? Ragazze! Ragazzi, aspettate ragazzi, un minuto! Ragazzi, torniamo subito! Ragazze, che fate? Ciao, mascotte! Oggi l'allenamento sarà più tardi, ma sarà intenso! Spero che non ci darai più problemi! Mascotte, non ti piace più verde? No, eh? Non mi piace. Meno male. Diana, vuoi sapere una cosa? La grande notizia. Oh, non ci siamo accorti di voi, giocatori di calcio. Ciao. Verde, un saluto speciale. Spero sempre che tu ti tolga dai piedi. Quali notizie ci daranno i calciatori? Noi abbiamo un nuovo insegnante. Voglio dire, avete un nuovo insegnante. E sarà molto severo, vi darà un sacco di due. Che intendi con un nuovo insegnante? Sì, ma nella nostra classe, come se non fosse già abbastanza dura. Diana, allontanati dai calciatori. Certo che si mettono sempre in mezzo quei due. Ragazze, sto già tremando, spero che l'insegnante sia normale e non severo. Spero che non sia la classica zitella con gli occhiali che ce l'ha sempre con tutti. Cavolo, ragazzi, ho appena stabilito un bel rapporto con gli insegnanti e ecco quello che succede. Accidenti. Ragazze, respirate, ispirate profondamente. Espirate, andrà bene. Preoccupatevi pure, noi non siamo preoccupate perché siamo ottime, ottime studentesse. L'unica cosa in cui siete ottimi è nelle cattiverie. Ma l'avete visto o vista per caso? Non abbiamo visto nessuno, ma ci sono voci che dicono che è molto severo. Accidenti ragazzi, che facciamo? Ho appena trovato un terreno comune con gli insegnanti e ora succede questo. Ogni volta che faccio la fatica di stabilire un rapporto poi va tutto a rotoli. Ma perché? È una maledizione forse? Beh, ti conviene non saltare più le lezioni come fai sempre. Bene, conigliette, noi ce ne andiamo, sì, andiamo. Ragazze, prendiamo un cappuccino prima della lezione per calmarci un po'. Andiamo, andiamo Diana. Quelle conigliette sono brutte, è vero. Ragazzi, vi piace? Lo comprerei per la mia Giada. Io non lo comprerei per Layla. Siete troppo generosi voi due. Perché tu non la ami davvero. Noi due le amiamo col cuore. Max, sei davvero un tirchione. Dovresti comprarle qualcosa. Ma l'altro giorno le ho già comprato una bella limonata. Non spenderò tutti i miei soldi per lei. Sapete, io ho deciso di comprare a Diana un anello di diamanti, un ciondolo e degli orecchini. E quanto ti costerà, scusa? Poco. Preparati a prestarmeli. Cosa? Posso avere un po' di latte? Ma se non hai ancora finito di bere questo... Lo farò! Ne posso avere ancora? Ma scusa se te lo chiedo, ma le sue cose le pagherai ora oppure più tardi? Le pagherò ora. Erano i miei ultimi 50 euro, cavolo. Mi dispiace così tanto, Dima, ma la paghi come se fosse una Rolls Royce. Una macchina molto costosa? Accidenti, ragazze, il nuovo insegnante di sicuro ce lo chiederà. Allora, hai studiato? Il paragrafo 5, pagina 36, dice così. Cosa dice? Ok,
Un attimo, ragazze, perché ci preoccupiamo? Potrebbe rivelarsi molto buono, invece. Nat, hai visto troppi film? Gli insegnanti sono solo cattivi nella realtà, d'accordo? Sono severi e crudeli. Sì, dobbiamo studiare. Guarda qui, Diana. Vediamo. Ragazze, che sta succedendo qui? Abbiamo un nuovo insegnante cattivo. So che avete un nuovo insegnante, ma perché siete così preoccupate? Ma che prendete, latte o cappuccino? Cappuccino. Nat, tu vuoi anche dei cupcakes? No, sono troppo nervosa, non ce la faccio. Va bene. Qualcuno mi porta questo cappuccino oppure no? Kev, Diana è seduta dietro di noi. Sì. Mi sta guardando. No. Guarda meglio, sento che mi sta guardando con la sua schiena. Ma se non ti calcola, scusa. Di mamma, che ti serve, Diana? Io sto così bene con la tua maglietta, guardami. Ma tu sei adatta anche alla maglietta di Kev, pagala tu. A me non piacciono le Rolls Royce, preferisco una Bentley. Verde, ecco il tuo latte. E se Dima non ha più soldi, non ti darò più niente. Ragazzi, indovinate, c'è un nuovo insegnante e speriamo che sia carino e gentile. Incrociate le dita per noi e mettete un like e iscrivetevi al canale. Noi studieremo tantissimo, mi raccomando, e vi faremo conoscere il nuovo insegnante. Ragazze, sento che sarà carino, gentile e simpatico, me lo sento. Ragazze, perché ci avete chiamato? Ragazzi, siete davvero così codardi? Avete paura dei giocatori? Ragazzi, smetteremo di amarvi, siete dei codardi. Ci cacceranno, non è la nostra classe. Guarda che non siamo stupidi. Noi siamo very cool. Ragazzi, noi usciamo con voi perché siete molto fighi, molto carini. Se non foste fighi, non usciremo con voi. Ragazzi, i giocatori di basket non possono farvi niente di male, avanti. Non abbiamo paura dei cestisti. Giorgia, tu sei forte. Che ci fate qui dentro? Forza, fuori di qui. Abbiamo capito, ce ne andiamo. Le ragazze ci hanno chiesto di venire. Sono state loro? Quanto siete inutili? Ragazzi! Giorgia, scusa, che ci fai sulla mia sedia? Togliti subito. Simone, non parlarmi così, oppure lo dirò subito a Patrick. Ah, Patrick, eh? Giorgia, Patrick non ti aiuterà. Ok, Simone, avanti. Mi avete sentito tutti? Non occupate la mia sedia, ok? Ciao a tutti, ragazzi. E l'insegnante? Avete visto? Spero che sia gentile. È così alto. Sono più alto io. Zitto. Ciao, io sono Patrick. Allora sapete anche salutare. Sì, buon salve, prof. Bene. Ma c'è qualcosa che non va in questa classe. Chi è che manca all'appello? Diana, famosa per saltare lezioni. Dima, Diana non è l'unica assente. Non mi importa delle altre. Diana è assente, lo segni pure. Le altre cheerleader sono al bar, arriveranno presto. Tralasciando le cheerleaders, iniziamo a conoscerci. Io sono Patrick. Metti giù la mano. Patrick, mi ricordo già di te. Il mio nome è Mike. Sono Mike. E l'argomento della nostra lezione di oggi è: cosa c'è nella borsa degli adolescenti? Mike, guardiamo prima il mio zaino. Patrick, che ti succede? Perché sei così in ansia? Perché per una volta voglio trovarmi bene con un prof. Nat, entra tu per prima? Perché proprio io? Perché hai detto che non avevi paura? E Diana, forse ho sbagliato? Cavolo, la lezione è iniziata! È una voce maschile? Sì, grande Giada, vai tu! No, perché io? Perché sei coraggiosa? Vai, Diana, vacci tu! Ragazze, perché non saltiamo la prima lezione con questo nuovo insegnante? Nat, di che parli? Giada, guarda almeno com'è, no? Guardalo! Perché io parlo tu, Diana? Ok. Dunque, che cos'ha uno studente nella sua borsa o nel suo zaino? Un telefono? Un iPod? Dei soldi! Allora, Diana, ragazzi, è molto figo! Davvero? Allora, bussiamo e entriamo avanti, andiamo subito, sì, andiamo! Ciao! Ci scusiamo per il ritardo. Possiamo entrare? Che lecchine! Un caricatore o power bank? Tu sì che sei moderno. E tu invece come ti chiami? Io Dima. E loro si chiamano assenti. Dima, sei una spia? E voi ragazze? Cheerleaders? Sì! Ragazze, sedetevi. Che altro c'è nella borsa di un adolescente? Smalto per le unghie. Un pettine e un rossetto. I ragazzi invece hanno hamburger e hot dog lì dentro. Lo sanno tutti, no? Hamburger e hot dog. Nel mio zaino ci sono solo quaderni e penne. Wow, le cheerleaders si mettono in mostra. Ok, ragazze, molto bene. Grazie per le risposte. Che altro avete, a parte il rossetto? Le ragazze hanno un sacco di cose carine nelle borse.
Sì, non siamo come i ragazzi, mettiamo solo le cose più importanti per avere sempre con noi il necessario. Ma quante arie vi date? Bene, ragazze, sono il vostro nuovo insegnante Mike. Come vi chiamate? Io sono Diana e lei è Giada. Posso anche dirlo da sola, sono Giada. Io sono Nat. Bene, vediamo cosa hanno le ragazze nelle loro borse. Diana, facci vedere la tua. Io? Perché io? Perché non Giada? Diana, no, non sono pronta a far vedere la mia borsa. Siamo fregate, non avremmo dovuto farlo. Facciamo una cosa. Chi vuole vedere cosa c'è nella borsa di Diana? Votiamo, forza. Io. Io. E anche io. Anch'io, Diana. Nat! Voglio vedere anch'io. Giada! Beh, Diana, hai visto anche tu. Tutti vogliamo vederla. Ok, mostrerò cosa c'è nella mia borsa, ma poi vedremo anche la borsa dei ragazzi, d'accordo? Che dite? Scommetto che è piena di cibo vecchio e ammuffito e altra roba. Vogliamo vedere la borsa! Vogliamo vedere la borsa! Sì, Diana, daremo un'occhiata alla tua borsa e scopriremo se sei un'adolescente moderna oppure no. Ok, la prima cosa che porto sempre nella borsa è una lacca per capelli per potermi sempre pettinare facilmente. Avete visto, ragazzi? Che roba! È una cosa moderna, Diana. Beh, sì, forte. La seconda cosa importante è il profumo. Alle ragazze piace avere sempre un buon profumo. Avete sentito, ragazzi? Anche voi avreste bisogno di avere questo. Io ne ho uno antitraspirante. E io invece ho un eau de toilette. Io invece a casa uso il profumo di papà. Io di mia mamma. Mmm, che buon profumo. Diana, non hai paura che ci sia qualcosa di imbarazzante da mostrare? Giada, posso mostrare tutto quello che ho. La prossima cosa è il mio pettine preferito. Pettina i miei capelli così bene. Diana, io ce l'ho identico, ma è blu. Nat, ce l'hai come me, solo perché mi copi sempre. E poi un antibatterico. Ma qui vedo solo prodotti per la bellezza. Dove sono i quaderni, le penne oppure le matite? Tutto qui, sul banco. E questo è un cavetto per ricaricare il telefono. Tutti hanno un cavetto per ricaricare il telefono. Sì, sì, è vero. Interessante. E cosa c'è ancora? Sentiamo un po'. Poi ho questo. Perché come tutte le ragazze ho paura degli insetti. Giada, anche tu hai paura? No, non ho paura di loro. Posso tenere un ragno in mano senza paura. Che schifo, Giada. Questo quindi è uno spray che ti protegge. Io ho paura degli insetti. Ragazzi, perché non portiamo un ragno a scuola domani? E poi ho altre piccole cose. Spazzolini per i denti perché siano sempre bianchi e molto lucenti. Basta cosmetici, facci vedere le lettere d'amore di Simone. Oh, lettere d'amore. Dovrebbero essere nella borsa di ogni adolescente. Diana, le hai con te? No, non le porto mai con me, sono a casa. Ho anche un power bank per avere il mio telefono sempre, sempre carico. Tutti hanno la power bank. Ne stavamo parlando prima che tu arrivassi in classe. Sì, è vero. Bene, la borsa di Diana è molto piena. C'è dell'altro? E questo è il mio giocattolo preferito, dal quale non mi separo mai. Mi ricorda Simone. Diana, quel giocattolo te l'ho regalato io. Sei ingrata. Dima, stai zitto, ok? Ragazzi, fate silenzio, calmatevi. Che c'è ancora? E poi c'è anche una piccola piastra per capelli senza fili. Così i miei capelli saranno sempre lisci e lucenti. Diana, cosa? Ti avevo chiesto di prestarmela e mi hai detto che non ce l'ha. Giada, perché è scarica, te l'ho detto. Wow, hai persino un ferro da stiro. Non è un ferro da stiro, ma una piastra per capelli. E questo è importantissimo. Che cos'è? È il primo dentino da latte che mi è caduto. Per me è importante guardare. La tua Diana è pericolosa con quella zanna. Non è una zanna, è un dente da latte. Diana, sai che anche io tengo tutti i denti da latte? Wow, Patrick, non lo sapevo. La fata dei denti non è mai passata a prenderli. Patrick, aspetta ancora la fatina dei denti. Patrick, sei in decima classe, che fatina aspetti? E ho anche un anello, eccolo qui, guarda. Simone ti ha dato un anello? No, Dima, Simone non mi ha mai dato un anello. L'ho comprato per il mio ex, ma ci siamo lasciati prima che potessi darglielo. Ecco perché lo tengo con me nella mia borsetta. Diana, dammelo, mi piace tanto. Nat, è un anello da maschi, è troppo grande per te. E ultima cosa, un piccolo album con le foto, ma non vi farò vedere perché sono foto molto private, d'accordo? Forte, Diana, vedo che sei una ragazza moderna. Ok, Dima, ora vediamo cosa c'è nella tua borsa. Tocca a te, Dima. Nella mia borsa? Kev, scambiamoci gli zaini. No, che c'è nel tuo zaino? Non posso dirtelo.
Dima! 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 Oh, è la campanella! Non abbiamo avuto tempo di vedere cosa c'è nella borsa di Dima, ma lo vedremo la prossima. Ragazzi, è stato un piacere conoscervi. Ciao a tutti! Salve, prof! Diana, andiamo! Già davanti, aiutiamola! Ah, com'è l'insegnante allora? È carino! Allora com'è l'insegnante? Dima! Non toccarmi! Dima ha fatto un casino! Un bel casino, baby! L'insegnante deve essere molto severo! Che vi avevo detto, non c'era da preoccuparsi! È davvero forte! Allora, ragazze, l'insegnante è severo? No, Simone, è molto figo! Giocatori, l'insegnante è davvero figo! È così moderno e non è per niente noioso! Ha davvero istruito i ragazzi oggi! Ragazze, vado da Ice! Aveva promesso di darmi dei cupcake! Dima sembrava così sconvolto! Certo che lo era, stava seduto lì e si pavoneggiava finché non è arrivato il suo turno ed allora si è spaventato. Ma è stato fortunato perché è suonata la campanella, altrimenti sai che figuraccia? Avete sentito? Hanno anche un insegnante figo! Perché sono sempre così fortunate? Dima, ti sto dicendo di lasciarmi in pace! Dimmelo, dimmelo! Non credo che passa perché ha fatto una figuraccia! Me l'ho già detto! Ragazzi, indovinate un po', siamo state fortunate ad avere un buon nuovo insegnante, è molto figo e moderno, mi piace. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, ci vediamo. Ciao!